Questa è una serata particolarmente speciale e bella. Festeggiamo con questa iniziativa un trentennale, la nascita del Circolo Culturale John Belushi, che in tutto questo tempo ha avuto un'importanza notevolissima per lo sviluppo della vita culturale della nostra città. E oggi sono qui al Giardino della Colimpetra, ospiti d'eccezione, ma è un'eccezione che speriamo non rimanga tale, perché la loro passione, la loro competenza, la loro creatività, vogliamo che alberghi anche in futuro in questo luogo e quindi che in sostanza da questo momento in poi parta una collaborazione che nel tempo produca altre bellissime iniziative come quella di stasera. Stasera è una serata particolare anche perché c'è un film che parla di un grande musicista, un grande violoncellista, alcuni lo ritengono il più grande nel mondo contemporaneo, Yo-Yo Ma. È un musicista che ha un curriculum straordinario e questo film racconta una sua meravigliosa utopia, la musica che unisce, e c'è bisogno tantissimo di questi tempi, di qualcosa che unisca gli uomini, gli abitanti della terra. E lui lo ha fatto mettendo insieme musicisti di tutte le nazionalità. Ha messo su un'orchestra che suona bene, a dimostrazione del fatto che quando i popoli si incontrano riescono davvero a fare delle cose straordinarie e meravigliose. E questo giardino che è nato con la sapienza degli antichi arabi, non dobbiamo dimenticarlo, e con il sacrificio di intere generazioni di contadini siciliani, e prima ancora con la grande intelligenza, la grande potenza della civiltà greca e poi quella romana, è qua è un luogo in cui le culture sono sempre incontrate. E la bellezza è frutto di questo incontro, come il film di stasera.